riprende oggi, come è stato poc'anzi ricordato, ed è un altro buon segnale per il nostro Paese, la tradizione degli incontri al Quirinale per la consegna delle insegne di cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro e dei riconoscimenti ai giovani alfieri del lavoro. I cavalieri 2020 e 2021, accolti oggi insieme al Quirinale, rinnovo le congratulazioni che ho appena rivolto loro poc'anzi. Il successo delle loro imprese e l'eccellenza raggiunta costituiscono un elemento di grande rilievo per il Paese, perché la forza che conferiscono all'economia e la presenza italiana sui mercati irrobustisce la coesione di una società che guarda al futuro. Allo stesso modo mi complimento con i giovani alfieri, che in questi due anni si sono distinti negli studi. Il loro futuro si identifica con quello della Repubblica. Nell'università competeranno gli studi. Noi tutti desideriamo che si pensino sin d'ora come protagonisti di una nuova stagione del Paese, nel percorso che sappia fare della ripartenza una fase di progresso ulteriore. L'alleanza tra le generazioni, che questa cerimonia simboleggia, è una condizione per uscire dallo stallo che il Paese ha vissuto. Sono proprio i cambiamenti profondi intervenuti nella società, demografici, culturali, persino antropologici, a imporci di sanare bene e in tempi rapidi quelle fratture che rischiano di farci arretrare, di disperdere le forze, di impoverire il capitale più prezioso che abbiamo, quello umano.